finalmente tavola Ouija con le sorelle. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Cioè, tu mi vuoi dire che abbiamo parlato con un demone che hanno fatto una preghiera a Satana? E benvenuti in un nuovo video, io sono Gianmarco e se avete visto il video di ieri è successo il casino. Io e mia sorella Gloria e mia sorella Giulia abbiamo fatto la tavola Ouija, è successo di tutto, bla 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 bla. Immediatamente per cercare di avere più informazioni ho chiamato i miei amici Pit e loro sono dei ghost hunters, cioè dei cacciatori dei fantasmi. Io ho appena sentito Debbie e Paolo al telefono e mi hanno detto che sono qua vicino a casa mia e non vedo l'ora di vedere. Ciao, ciao Carla, ciao grande. Come stai? Bene. Dato... E mi hanno detto che hanno trovato una zona stranissima qui vicino a casa mia che viene chiamata Casa delle Favole, che non è proprio tanto Casa delle Favole, forse è più Casa degli Incubi, non lo so, è veramente stranissimo. Io ho fatto un po' di ricerche online e quindi abbiamo deciso di andarla a visitare. Comunque il posto è carino, io ho guardato un paio di foto. Ti dà l'idea un po' alla Tim Burton, ste robe qua. Guardato il posto, è completamente ricoperto di vegetazione, cioè non c'è nient'altro che vegetazione. Infatti non riusciamo a capire dove era finito. Letteralmente è lì in mezzo tutta sta erba. Ci sono già statue, teste mozzate di statue che ti guardano. Oh. Appoggiate per terra. Non come metti credo. Proprio la testa un po' nella vegetazione? È proprio lì la casa. Cacchio raga, scendiamo. Dobbiamo trovare il modo di entrare. Sì. E questo non riesco a capire, ma secondo me è un cavallo, no? Ah, ecco, vero? Vero che è una statua già accasciata. Ed è pieno di teste. Ma proprio pieno. Cioè, dopo un'entrata alquanto difficoltosa, dove ci siamo ritrovati con rovi e cose varie addosso. Oh! Mazzolino? E queste ortensie qua comunque sono qua da pochissimo. Anche queste? Sì. Guardala! Sono da pochi giorni qua. Voi vedete questo posto? È stato completamente scolpito da due persone. Si chiamano Alice e Nelly. Sono okay. Due fratelli che facevano gli insegnanti, ma che avevano anche una passione proprio spropositata per l'arte. Così hanno deciso di abbandonare tutto, tutti, lasciare il lavoro per venire qui e vivere solo ed esclusivamente di arte. Infatti si sono messi a scolpire un sacco di personaggi, personaggi delle favole, perché a loro piacevano un sacco le favole. Ma non avevano l'acqua corrente, non avevano l'elettricità e lì poi hanno cominciato poi a diffondersi delle notizie quasi raccapriccianti. Sì, ma perché comunque erano dei personaggi strambi. Si dice che loro costruissero tutte queste statue per attirare i bambini. Una volta attirati qua, li uccidevano. Li buttavano tutti in una fossa comune sul retro della casa. E questo... A me ha ricordato molto anche Hansel e Gretel. Esattamente quello che volevo dire, cioè più favola di così. Esatto. Cioè, alla fine la storia di Hansel e Gretel è basata tutto quanto su una donna isolata da tutti quanti, ritenuta da tutti una persona strana come lo erano ritenuti Alice e Nelly, che aveva creato una casa apposta per attirare i bambini. Brava, questa brava. È una parte del retro, cioè addirittura anche la porta, raga, è decorata. È decorata anche la porta. Cioè, sì. Sono anche documentata. E in un cimitero qua vicino è sepolta Alice, che è venuta a mancare nel 2007. Mentre lui, Nelly, okay, non si sa che fine abbia fatto. Questo è il retro, raga. Se qui li hanno seppelliti... Sospettosa comunque, sì. Perché se voi vedete questa stanza qua non si collega al resto della casa. Ci siamo entrati, deve essere forse un passaggio veramente univoco dove entri di lì, ti ritrovi nel retro, ti faccio secca, ti seppellisco qua. Alice e Nelly assassini qui, si sa, è casa delle fiabe. Abbiamo visto il giardino, bello, carino, belle statuine, ma io voglio vedere l'entrata principale. Nel salottino avevano una televisione a quanto pare. Però se non c'era elettricità, perché una televisione? Raga, dopo usiamo gli strumenti assolutamente. Ma anche perché abbiamo fatto un upgrade agli strumenti, Gian. La nostra black box prende spunto dal vecchio Ghost Ark che avevamo, quindi uno scansionatore di onde radio. Ma questa volta gli abbiamo fatto un upgrade, quindi non sarà solo uno scansionatore di onde radio, ma sarà anche uno scansionatore di suoni fonetici. Quindi avremo due funzioni per comunicare con gli spiriti. Se sentiremo delle voci, lo sentirai molto meglio. Saranno chiarissime. Esatto. Molto bene. È permesso? Madonna, madonna! Ah, subito così? E via, e via, e olla! Mamma mia! Tra l'altro Gesù. Oh mio Dio, raga, la sedia è lì perché mi sembra quasi che ci stessero aspettando. È vero. Guardate. Magari è suo.
Wow. Ho i brividi. Wow. I brividi, raga, la pelle d'oca. Mamma mia. Qualcuno qua ha lasciato un trench. Non so se è Barbary. Hanno decorato tutte quante le pareti con affreschi, però qui ci sono dei bambini, è quasi una raffigurazione da scuola elementare. E qua si passa invece a una raffigurazione religiosa con Gesù Cristo, Salvatore, con le braccia che vogliono accogliere. E qui invece marittima, così. Andiamo in questa stanza. Ci sono ancora delle cose qui sopra, dei oggetti comuni, un libro. Raga, questo è uno shanty, scusate. Stanno mettendo qualcuno sotto al treno? Oppure stanno salvando una persona dal suicidio? Perché una raffigurazione così macabra in un posto che dovrebbe attirare dei bambini? Ti metto conto che se la leggenda è vera, i bambini non è che li attiravano magari fuori. Sì. Qui dentro era la loro zona. Qua potevano sfogarsi anche. Avete una cosa che ho notato tantissimo? La quantità di specchi che ci sono dentro questo posto. Ci sono specchi ovunque, fuori, per terra. Qui, là, là, sopra i tavoli, è pieno di specchi. Guardate la quantità che di specchi di queste persone. Guarda qui, un altro qui, un altro qua. Parla delle tacche delle risonanze magnetiche di cervelli. Oh mio Dio! C'è un foglio di mano. Guarda, queste sono... Queste sono... Sono delle tac, raga. Tac. E di sicuro se è una tac c'è scritto anche il nome del paziente. No. Nelino! Nelino! Oh! Raga! E che cos'è quello? Ok. Vedete queste linee qui? Ok. È una fasciatura. Ah, è una fasciatura? Questa è una fasciatura. Quindi okay. ha subito un'operazione anche? Probabilmente era caduto e aveva... L'hanno fasciato, l'hanno portato in ospedale, l'hanno dovuto operare per forza. Di solito quando gli anziani cadono, la prima cosa che si rompono sono i femori. Certo. L'hanno operato. Quelli hanno fatto una radiografia per controllare che la testa andasse tutto molto bene. Nelino. Nelino. Erano anche bassi? Sicuramente erano bassi, guarda dove arriva quel coso. Sì. Anche questo è finta. Questa non è una vera TV. E qua c'è scritto Alice e Nelly. Oh, finalmente si sono firmati. Esatto. Sì. È finta. Cioè non è collegata, cioè, a niente. No. D'altronde loro non avevano l'elettricità, esatto. Quindi perché avevano la TV? Sì, porteranno al piano di sopra. Ok, un'altra scena strana. Un ricovero. È vero? Là c'è una persona ricoverata e che la stanno tirando fuori da un'ambulanza e la stanno portando in un ospedale. E cos'è? Tutto collegato allora? Però le lastre. Magari sua sorella ha disegnato quello che è successo. Questa qua, oltre ad essere una donna che sta lavando il pavimento che cade, cosa ti potrebbe sembrare? Una strega. Oddio ragazzi! Cosa c'è? È che lo stanno mettendo sotto terra. Sì, stanno... Cioè, non è che sembra, bambino. È proprio, queste sono lapidi. Anche qua. Ragazzi, un colpo di scena pazzesco. Cioè? E lei? No, mia figlia Rosa. Mia figlia Rosa? Chi dei due era genitore? Entrambi. Incesto. Come si? Loro, la loro figlia Rosa. Oh mio Dio. Come si? Due fratelli rinchiusi in una casa, allontano da tutti. Perché? Volevano forse stare insieme e basta, senza essere giudicati dagli altri. Anche questo. Altri specchi. Specchi? Scritte. Quella è la foto TV che si vede su alcune foto su internet. Tanti ricordi. Perché queste televisioni con un'immagine dipinta da loro? Questa rappresentazione, secondo voi? La sto guardando. Secondo voi è qualcosa di fantastico e di favoloso che arriva dalle fiabe? Senza alcuna logica. Senza alcuna logica. Ehi. Leggili. Ci sono risorti. Guarda, sono risorti, c'è una porta, si apre e adesso ha un senso questa cosa. Guarda chi loro volevano far risorgere con i loro dipinti. Tutte queste persone, chissà chi erano. No, io sto... Cioè, mi sta
sta mangiando viva. Ok, siamo usciti un attimo dalla casa perché vogliamo provare a utilizzare i nostri gli strumenti del pit per comunicare con qualcuno che magari c'è dentro questa casa. Esatto. Io non so perché già, ma te l'ho detto dall'inizio, mi sembra un... che tutto mi porti a delle strade. Oh! Raga, è caduto qualcosa. È caduto qualcosa? Madonna, come hai detto streghe, come hai detto streghe. Come ho detto streghe, sì. No. Vedi che hai visto che roba? Capisci cosa intendo? Capisci che quando c'è un sesto senso. Ho in mano l'M1. Ok. Che funziona come il vecchio K2. Questo ha sostituito il K2. Solo che è molto molto più sensibile alle variazioni nei campi elettromagnetici. Esclude già determinati tipi di range, come per esempio telefoni, esatto. Macchine fotografiche, ok? Esatto. Bravissimo. Quindi è un perfezionamento del K2, certo. Semplicemente quello. Poi ci ho portato la termica, perché qua le stanze sono comunque molto piccole, ok? E con questa io vedo le variazioni di temperatura. Ok. È una macchina fotografica e soprattutto, dato che si parla anche di magari bambini sepolti, questa passa attraverso i muri. C'è qualcuno con noi? Se c'è qualcuno con noi può venire, può avvicinarsi e far illuminare lo strumento che ho in mano? Tutto questo è il K2 immobile, vero? Immobile, assolutamente immobile. Tu Paolo vedi qualcosa di strano lì? No, per adesso no. C'è qualcuno in questa stanza? Alice. Fermi. Nelly? Cosa c'è? Aspetta, fermati perché ho sentito qualcosa dietro di me. Io? Ho sentito qualcosa dietro di me. Comunque, secondo me, hanno messo gli specchi perché gli specchi sono dei portali. Lo so. Nelly? O c'è qualcun altro qui con noi? Magari non lo so, ci sono stati dei bambini qua dentro? Dov'è la faccia della tizia nella tv? Che grande, eh? Com'è? La faccia? Sì, perché è calda. Perché? È calda. Cosa stai dicendo? La televisione è calda. Ma ci potrebbe essere perché... No. Potrebbe stare perché è davanti alla finestra? No. È solo una parte calda. Sì. È solo la faccia, raga. Sto cercando. Cosa c'è? Vi è passato un topo gigante, scusate. Okay. Visto che non abbiamo avuto risposta con il classico M1, adesso vogliamo provare con la black box. Se c'è qualcuno in questa casa lo vogliamo far parlare e deve parlare perché si è fatto sentire in altre maniere, quindi ha energia, ce la può fare. Forza, rispondete. Sappiamo che eravate persone che non amavano stare in mezzo alla gente. Alice? In paese dicono che siete un po' strani. Onestamente anche secondo me siete un po' strani. Però perché tutti questi rumori e nemmeno una parola? Dici se sei ancora in questa casa. Cosa facevate in questa casa? Non ho capito, cosa facevate in questa casa? Mi piacciono le favole, no? È così? Oh! Sento una voce di donna, no? Fuori. Ci basta una parola. Alice? Sei tu? Alice, sei una strega? Porca miseria! Cos'era? Gian?
Era un posto che schiacciava un ramo. Infatti, io la ripresa ce l'ho, raga, perché io ero qua. Era un posto che schiacciava. Madonna, raga, era vicino a me, attaccato a me. Sai cosa mi è sembrato? Che si muovesse proprio lì. Come qualcuno camminasse lì. Proprio rami spezzati, ragazzi. Sono lì. Questo è il giardino degli incubi, io continuo a dire. Ci dici cosa facevate in questa casa? Praticamente sfrutta tutti i suoni della fonetica, ok? Qualora ci fosse un'energia che produce un suono che questo strumento collega a un suono fonetico, ok? Produce la parola più vicina, cioè ti genera la parola più vicina a quel suono fonetico. Cosa facevate in questo giardino? Esatto. Puoi fare il rumore di prima? C'è qualcosa di tanto vicino qua. È vero. Sento dei passi. Sei trasformato in un animale? Le streghe lo possono fare. Sei diventato un gatto? Topo? Cosa sei? Oh! Raga, ma dentro, forte. Questo era dentro. Ma forte, ragazzi, forte. Raga, voi state scherzando? Era dentro. Dentro, bam. Cioè, dentro. Perché questi fanno un sacco di casino e non parlano? Ho visto cosa? Un'ombra. Cosa dici? E la madonna. C'ho veramente i brividi. Mamma mia. Ho visto un'ombra. Lì. Nel retro. Lì dietro. Guarda, guardalo là. Guarda. Guarda lì! Vedi? Vedi che cadono robe? La madonna, cos'è stato? Li hai visti? Li hai visti? Li ho ripresi anch'io, li ho visti. Due! Erano due. Due topi o scoiattoli? Topi. Ma continua a caderci robe in testa. Secondo me sono loro due. La tua due topi. Guarda che le streghe, gli stregoni possono diventare cosa vogliono. Sono fermo. Sono fermo. Sono fermo, vero. Ho detto. E Gianna, c'è la luna piena. Da qua si può vedere. E sai che durante la luna piena le streghe facevano dei rituali, eh? Quindi fondamentalmente siete streghe. Spiegherebbe tutte le cose dentro, gli specchi. Ci sono cose molto strane, Paolo. C'erano due topi, Paolo. Due topi? Sì. Noi li abbiamo visti, li ho ripresi probabilmente prima, anche. Non si avvicinano così alle persone i topi. Erano due. Siamo noi. Siamo noi. Ok. Pazzesco. Questi sono diventati topi, raga. Topi, eccoli lì. Topi. Lì. Sopra l'albero. Perché trasformarsi in topi? D'altronde hanno provato a farci cadere qualcosa in testa. Sì. Muore, topo. Ha detto muore, topo. In colpa. Ma chi era l'idea? Chi ha avuto l'idea di uccidere i bambini? Osserva. Mamma mia, ragazzi, eccoli. Li hai visti, Paolo? Eccolo. Sì, ce l'ho. Due. Eccoli. Due, di nuovo due. Ce l'ho, in pieno. Porca due. Vacca, raga. Eccoli. Pazzesco. Vedete, continuano a girare negli alberi. Ce li ho, ragazzi. Ce li ho. Cioè, non ho mai fatto un indagio dove non si comunica proprio. No, perché forse non stiamo parlando con defunti. Capisci? Quindi se non sono defunti, perché dovrebbero parlare come esatto. Defunti? Esatto. Se questi veramente sono riusciti a trovare il modo di reincarnarsi dentro degli animali. Cosa ha detto? Perdonami. Ehi, qua. Strano che parli però. Molto strano. Però, cioè, molto strano, però ti ripeto, è perché non stiamo parlando con dei defunti, raga. Infatti sono. Cioè, se questi erano mezze streghe, mezzi stregoni, e hanno trovato il modo di andare oltre la morte, è ovvio che non parlano con noi. C'è scritto sopra nella stanza. Sono risorti, raga. Sono risorti. Sono risorti. Cosa ne sai che tutto questo era un percorso esoterico per arrivare a un dunque? Ah, può essere. Però si sono fatti vedere. Sì, sotto forma di animale. Esatto. Come le streghe. Esatto. Questa la devo memorizzare per forza. Fa vedere. C'è qualcosa di.
freddo nella stanza di là, che guarda fuori dalla finestra. Ma che roba! Guarda! Guarda, sembra un volto che guarda fuori dalla finestra. Come se questa casa fosse stato un grande rituale da quando avevano cominciato a costruirla. Provate a pensarci, si sono allontanati da tutti. Hanno cominciato a stare qui, per forza, da soli, isolati. La stanza da dove continuano ad arrivare i rumori è la famosa stanza con una porta con scritto "Sono risorti". Sono risorti. Raga, più chiaro di così, loro hanno trovato la soluzione. Dimmi. Tipo? Oh, la sedia è bollente, raga. Un pezzo sono. Cosa potrebbe essere? La sedia di per sé è normale. Sono rimasta abbastanza scioccata da sta cosa. Cioè io non so più cosa è reale e cosa non è reale a sto punto. Io penso che alcuni rumori che si sono verificati non erano topi. Ragazzi, cioè, ragazzi, lo vedi? Andiamo via. Anche da dentro. Anche da dentro ci vedi? Sono rumori. Vedi? Forti, ragazzi. Andiamo via, andiamo via. Io sono talmente stressato da sta roba, vi giuro, sta scoppiando la testa. L'unica cosa che vorrei tanto fare è essere tipo in una spa o robe del genere. Ho creato letteralmente una spa a casa mia. Tan, tan, tan! Video relax, se va a fuoco qualcosa, se la faccia di qualcuno scoppia, io non risponderò.